A 5 mesi esatti dalla chiusura del viadotto Sente che collega Molise e Abruzzo, si compie un passo in avanti nel percorso che porta alla messa in sicurezza. Come è noto, la provincia di Isernia, che a settembre chiuse il ponte alla circolazione, ha presentato un progetto definitivo. Il Ministero dei Trasporti ha messo a disposizione 2 milioni di euro. Dopo una querela tra i vertici dell'ente e gli esponenti locali del Movimento 5 Stelle, sembra che si sia arrivati finalmente a un punto importante. I paletti sono stati fissati in queste ore a Roma, proprio nella sede del Dicastero ai trasporti. I lavori inizieranno alla fine dell'anno, quindi dicembre 2019, e saranno ultimati nell'arco di 12 mesi, al massimo 16, quindi a giugno 2020. I rappresentanti della provincia di Isernia, Mike Matticoli e Lorenzo Di Jacopo, hanno incontrato i funzionari ministeriali per concordare il cronoprogramma dei lavori. A strettissimo giro sarà sottoscritta la convenzione e contestualmente la provincia di Isernia si munirà di tutti i pareri necessari presso il CTA, il provveditorato alle opere pubbliche della Campania, che è competente per territorio. Alla stipula della convenzione sarà versato un primo acconto alla provincia, ha reso noto Matticoli, un secondo acconto all'aggiudicazione della gara e gli importi successivi saranno versati per stati di avanzamento dell'opera. Poi ci sono.